allora possiamo cominciare, il dialogo inizierà con noi, poi si allargherà ai ragazzi che si sono incontrati nei giorni scorsi per riflettere proprio su questo tema. Prima andiamo un po', cerchiamo di rompere il ghiaccio, andiamo un po' alle radici delle motivazioni di un magistrato che ha scelto di fare un mestiere particolare, ha pagato anche di persona perché insomma non è stato semplice. Originario di Giugliano, quindi proprio nel cuore della Campania. La prima domanda per Raffaele Cantone è questa: quando ti sei accorto da ragazzo che c'era qualcosa che non andava nel tessuto sociale della tua città e della regione in cui vivevi? Prima di tutto buonasera e grazie davvero di avermi dato l'occasione di venire a parlare di mafie all'università per eccellenza, quella del dialogo. Vado direttamente al dunque, perché a me piace molto l'idea di cercare di dialogare. Io credo moltissimo che il dialogo sia il miglior modo, la migliore maieutica per cercare di trovare i contenuti. Io ho abitato da sempre, praticamente da quando sono nato, anche se sono nato a Napoli, ma dopo pochissimo tempo sono andato a vivere in questo paese giuliano, che è un paese nel quale la mafia, che lì ovviamente si chiama Camorra, si respirava. Non c'era bisogno di vederla, ovviamente la si vedeva anche proprio fisicamente, perché il boss in quel periodo lo incontravi fermo fuori al bar principale a ricevere i vari clienti. Ma era il paese nel quale è capitato durante il periodo della mattanza, dello scontro degli anni 70 dei cutoliani, di vedere anche per strada ogni giorno un morto. È un paese che da 30.000 abitanti quando io ero bambino oggi ha 120.000 abitanti, è un paese che è stato completamente cementificato, è un paese nel quale non c'è un cinema, non c'è una struttura, diciamo, veramente di servizi sociali. È la terza città della Campania dopo Napoli e Salerno, ma è una città che ha i servizi tutto sommato forse di un paese africano, nel quale la Camorra ha sicuramente avuto un ruolo determinante per impedire lo sviluppo. Ha fatto da tappo rispetto ad una realtà in cui ci sono tantissime persone che si sono arricchite, soprattutto col cemento abusivo, soprattutto con le attività illegali, soprattutto con le ecomafie, di cui mi auguro riusciremo a parlare. E io credo che in quelle realtà nascono poi le motivazioni più forti. Motivazioni più forti che nel caso che mi riguarda sono nate soprattutto dalla curiosità, perché poi le mafie per noi erano mondi lontani, per noi che venivamo da ambienti diversi, noi che avevamo studiato, noi che venivamo da famiglie strutturate, da famiglie che nulla avevano a che vedere con questi mondi, erano ambienti che tu non conoscevi direttamente, sentivi l'odore, sentivi la forza, sentivi il peso in qualche modo sulle spalle, ma non le conoscevi direttamente. E quella curiosità è sempre stato il motore delle mie scelte principali. E quale modo per poterle conoscere meglio, per poter cercare di capire, poteva essere quello di occuparsene dall'altro lato. Del resto la Camorra, e chiudo diciamo per non dilungarmi, ma quando parlo di queste cose poi mi faccio prendere la mano. La Camorra era stato un fenomeno assolutamente poco studiato, poco noto, mentre la mafia era stata oggetto di studi da sempre, anche se non in maniera particolarmente approfondita, la Camorra era sempre stata sottovalutata, una sorta di mafietta, considerata una mafia di serie B, una realtà tutto sommato da molti considerata poco pericolosa. Certo, ogni tanto c'erano un po' di morti per strada, ma era una cosa che si poteva ritenere quasi fisiologica. E invece noi che ci vivevamo dentro sapevamo benissimo e sentivamo benissimo, anche senza capire bene i meccanismi, anche senza capire bene le dinamiche, qual era la forza di quelle organizzazioni nel condizionare la nostra vita quotidiana. E credo che la motivazione principale viene paradossalmente dall'amore per la propria terra. Io credo che gli esempi di cui si parlava prima, Falcone e Borsellino erano persone nate nei quartieri popolari, nei quartieri della Palermo Vera, della Calza,
e credo che sentissero con forza l'idea che il riscatto di una terra deve venire dagli stessi figli di quella terra, che non bisogna attendere l'arcangelo Gabriele, il demiurgo di turno che viene a risolvere i problemi, bisogna farlo con le proprie energie. E credo che questa sia stata la motivazione laica principale, la curiosità e il tentativo di fare qualcosina per migliorare le nostre terre. E che cosa hai scoperto quando questa curiosità, insomma, ti ha messo in cammino? Ma devo dirti, come ti immaginavi poi la realtà, no, che hai scoperto oppure no? Per la verità molto peggio, molto molto peggio, perché devo dire, in una impostazione anche superficiale, di una conoscenza superficiale, uno aveva l'idea manichea: da un lato i cattivi e dall'altro lato tutti gli altri. Da ragazzo io ero, diciamo, dell'idea, avevo un approccio, ammetto, abbastanza superficiale, ma non disinteressato rispetto all'argomento, ma l'idea che mi ero fatto, tutto sommato, era che ci fossero un po' di delinquenti che rappresentavano il male della società. Erano le mille marce, erano un piccolo pezzo di una società che opprimeva l'altra parte della società. Ovviamente, se fosse stato così, l'avremmo vinta chissà da quanto tempo, la mafia. E poi invece, più sono andato avanti con la conoscenza e più ho capito che quella idea iniziale era completamente sbagliata, che il rapporto mafia e territorio non è affatto un rapporto di sopraffazione, che se io dovessi utilizzare un'unica parola per cercare di descrivere il rapporto mafia e territorio, non utilizzerei né violenza né sopraffazione, ma utilizzerei la parola consenso, che le mafie sono diventate spesso agenzie di servizi, che queste agenzie di servizi svolgono un ruolo per i mondi altri, per le imprese, per la politica, per pezzi delle istituzioni, e che hanno un rapporto assolutamente innervato nella società, che ci sono pezzi di quelli che io consideravo i buoni, che invece stanno dall'altra parte, o comunque fingono di essere i buoni, e che invece rappresentano la forza vera delle mafie. Perché, semplificando, la forza delle mafie non sta nei mafiosi, la forza delle mafie sta in quelli che mafiosi non sono, ma che rappresentano spesso la spina dorsale di quelle mafie, di quelli che fanno affari, di quelli che forniscono soldi, di quelli che forniscono appoggi e consistenze economiche. Sotto questo profilo ho scoperto un mondo completamente diverso da quello che io immaginavo. Ecco, tu nel tuo libro usi un termine, parli di brodo di coltura delle mafie. Che cosa significa? Ma brodo di coltura, io credo che l'insieme degli elementi che rendono possibile le mafie. Ovviamente il brodo di coltura è come il brodo, no? La parola brodo indica per sua natura un alimento che ha moltissimi condimenti. Il brodo è particolarmente buono quando tu aggiungi condimenti. E il brodo di coltura delle mafie è un brodo di coltura fatto di tanti elementi, sicuramente di elementi culturali, di una certa mentalità che, forse semplificando, è quella del familismo amorale, è fatta di difficoltà economiche, perché la manovalanza criminale continua a essere proveniente dagli ambienti maggiormente disadattati, è fatto da una serie di retaggi culturali che ci sono stati portati da una dominazione di centinaia di anni straniera di un certo tipo. La mafia, tutto sommato, noi l'abbiamo importata dagli spagnoli, oggi tutti sono d'accordo su questo punto, anche se rispetto agli spagnoli siamo stati molto più bravi, ce ne siamo appropriati e ora sono gli spagnoli a venire da noi a imparare come si fa i mafiosi. Però quel brodo di cultura, quell'insieme degli elementi che ha rappresentato una capacità spesso di sostituirsi allo Stato. C'è una cosa che mi fa indignare moltissimo, è quando qualcuno continua a dire che le mafie sono antistato, perché io credo che sia proprio
la negazione di quello che sono le mafie. Le mafie non hanno nessuna idea di voler essere l'antistato. Cos'è l'antistato? È qualcuno che ha una visione alternativa rispetto allo Stato. Il terrorismo era antistato. Il terrorismo aveva una visione diversa della società, voleva, per ipotesi, quello di sinistra creare la dittatura del proletariato, quello della destra voleva, diciamo, restaurare un certo regime di un certo tipo. Le mafie non hanno affatto una visione di questo tipo. Le mafie hanno la volontà semplicemente di occupare gli spazi. E il vero elemento principale di questo brodo di coltura è stata sempre l'assenza dello Stato, l'assenza delle istituzioni, l'assenza dei corpi intermedi. E fatemelo dire con dispiacere da credente, anche una certa connivenza da parte di pezzi significativi della Chiesa. Grazie.